Ok, no buono, no buono, no buono, sali, sali, via, via, via. Vorrei vedere esattamente dove tramonta. Aspetta che rischiamo di morire, sì, perché dovrò tornare indietro, non ho il letto, non ho niente. Cioè, perdonatemi, però io a questa cosa non posso rinunciare. Cioè, con un mare così, con degli effetti di luce così. Cioè... come fai a rinunciare a una roba del genere? Avere la casa di là e avere il tramonto dall'altra parte che... cioè, guarda che colori! Questa è follia, ma ne vale la pena. Oh, ascoltate. Proviamo a tornare indietro. Ah, è fighissimo. Guarda là sotto. Guarda il suo lapislazzo di qua, ma... ehi. Ehi. Un creeper là. Se no me la faccio via mare. Ci facciamo una nuotatina notturna. Non lo so se c'è la possibilità di fare un sommergibile, Antonio. Forse con qualche mod, perché ho visto che con le mod mettono, hanno messo anche le automobili. Quindi credo che forse ci sia la possibilità di fare un sommergibile. E se c'è la possibilità, secondo me sarebbe bello farlo, così esploriamo tutti i fondali. Sarebbe bello un sommergibile che ha anche la possibilità di raccogliere risorse. Sarebbe fighissimo. Hai visto? Siamo venuti a nuoto, abbiamo risolto il problema. Dobbiamo decidere che cosa portarci via e che cosa lasciare. Ok, andiamo. E vi dirò che passeremo nuovamente per il mare. Ci conviene. Maledetti. Ma anche gli scheletri sono annegati? Ok, no buono, no buono, no buono, sali, sali, via, via, via. Che rischio. Qua rischiamo di trovare creeper, eh. Allora, noi la nostra casetta... io sono un po' indeciso, non se costruire qua o meno. Quello sono decisissimo. Sono indeciso su come. Se no chiudiamo. Chiudiamo e basta. Con la terra facciamo tutto un tocco di terra qua e chiudiamo e finiamo. Abbiamo preso, direi, eh? No? Direi che la scelta è più che azzeccata, no? Anche se dobbiamo rifare tutto da capo, anche se devo rivedere tutto, perché questa è ancora più piccola dell'altra, ma non fa niente, anzi. Va bene così, sono contento della scelta fatta. Rifiuto l'offerta e vado avanti. Allora, noi dobbiamo vedere a che livello è il mare. Allora, il mare abbiamo detto che è qua 63. Volendo, noi la botola, le botole le possiamo mettere qua. Quindi, direi di scavare qua. Ah, beh, vabbè, qua c'è posto per tutti. Sappi che... il
mio linguaggio non sempre è family friendly, eh? Ok? Quindi ti avverto, a scanso di equivoci. Allora, saliamo. Ho un po' paura a salire. Mamma mia, che tempo di merda. No, penso che pioverà anche di giorno, però per adesso effettivamente ha piovuto solo di notte. Praticamente sta shader ha anche... No, no, no. Ha anche l'acqua che rimane sulla superficie dei blocchi e fa... No? E uguale lo fa anche sulla terra. Codio creeper. No, brutto. Brutto, creepy, brutto. Salta dentro il creeper, vero? Sì. Esatto, rimane, vedete, anche sopra i blocchi qua, sopra al profilo. E la stessa cosa lo fa sull'erba, solo che adesso qua sull'erba non si vede. Però guardate là. Ecco, vedete? Fa tipo come se fosse la pozza d'acqua, no? Sono tante piccole cose che però poi rendono bello il tutto, c'è poco da fare. Pezzo di merda! Io vi giuro, mi sono cagato sotto perché pensavo fosse il clip, l'ho visto lampeggiare, ho detto adesso mi esplode qua, muoio. Vi giuro, mi sono cagato sotto tantissimo. Che rischio, raga. Allora, ok. Quindi noi qua scendiamo. Qua, questo qua quasi quasi lo cambio e lo metterei di legno. Ma può restare anche così. Qua mettiamo la barchetta. Qua togliamo, qua dobbiamo riempire tutto d'acqua. E da qua io direi che si può cominciare a scendere. Da qua si comincerà a scendere per andare in miniera. Ok, adesso ci serve il ferro per far tutto. Mi serve per fare il piccone, mi serve per fare i secchi d'acqua, mi serve per far tutto. Non ho un cazzo di ferro, cioè niente di niente di niente. E niente, godiamoci un po' sto temporale. Andiamo fuori di qua, via mare, e godiamoci sta tempesta. Stando attenti a non crepare, magari. La cosa bella che sarebbe che sarebbe bello avere, diciamo, con questa shader e con la fisica, il fatto, forse si può fare, non lo so, il fatto che il mare, oddio, magari forse con le opzioni di fisica, quelle pro, dove l'oceano si anima e prende fisica, magari forse quando c'è il temporale, no, il mare si gonfia. Sarebbe bello avere il dinamismo nel mare in base al meteo, no? Quello sarebbe proprio, no, il di più. Avere il mare calmo quando c'è bel tempo e poi quando viene il temporale e la pioggia, che il mare si ingrossi, si increspi e vengano le onde. Sarebbe figo. Vedete? Rimane anche, no? Un po'... Rimane bagnato il terreno, vedete? Appena smesso di piovere, c'è l'arcobaleno. E il terreno, per un po' di tempo, non so per quanto, no? Rimane bagnato. Cioè... Di che parliamo? Allora... Adesso... Chiudiamo la casa. Facciamola un po' più alta, dai, così, anche se è più piccola, però abbiamo un po' di spazio in più sopra. Cazzo. Pezzo di merda. Guarda quanto mi ha tolto. Però sto giro, testa di cazzo, c'è lo scudo.
faccia, maledetto. Porca troia, oh. Guarda che sono incredibili, oh. Quanto vivono? Maledetto. Così anche quando c'è il temporale ce lo possiamo godere senza preoccuparci dei mostri in casa. Ok, qua io direi che potremmo anche lasciare, facciamo un finestrone unico. Ok, bene. E abbiamo chiuso. Ma posso dirvi, sapete che a parte il fatto di aver deciso il cambio per il tramonto, sono proprio contento di aver cambiato perché la casa è venuta diversa, diciamo, rispetto al solito. E devo essere onesto, mi piace anche di più. Oddio, ste finestre dobbiamo un attimo vedere, però mi piace anche di più.